discorso che lo so, innanzitutto per me. Ma lui è un ritorno a Catanzaro, purtroppo con una sconfitta, comunque, che emozione è stata per lei? È stata una settimana intensa, un'emozione fortissima, tornavo a Catanzaro dopo 8 anni, è normale che mi lega comunque la mia prima esperienza da direttore sportivo, anche se pur breve è stata qui, dunque ho Catanzaro nel cuore. Volevo dire che comunque la nostra società, la società giovane, l'hanno promossa, è una squadra che comunque come tutti bisogna avere tanta pazienza, i programmi sono in linea con quelli che ha detto il proprietario, il nostro presidente Mister Pulinakis, dunque sappiamo che quando è una squadra giovane ci sono dei momenti come questi, degli alti e bassi, però sicuramente il fatto che, come ho detto al mister e ai ragazzi, siamo usciti comunque con degli applausi, comunque con degli incoraggiamenti positivi, non era facile qui al Ceravolo comunque cercare di in qualche modo nel secondo tempo mettere in difficoltà come abbiamo fatto il Catanzaro, però la cosa importante che dico ai ragazzi, da prendere esempio il Catanzaro nel senso la il fatto che la squadra è stata molto cinica, ha avuto quell'occasione, ha chiuso la partita. Noi purtroppo in questo ci manca quel pizzico di malizia che serve per svoltare in questa categoria. Però io auguro il meglio al Catanzaro, perché dopo Rieti è il primo risultato che guardo ogni fine partita del nostro girone, dunque ho ritrovato pubblico e entusiasmo, dunque questa è una cosa che mi fa solamente piacere, dunque un in bocca al lupo sperando che Catanzaro raggiunga i suoi obiettivi. Noi, il nostro obiettivo è la salvezza con la valorizzazione. Ho visto già che il collega lo giudice mi ha chiesto qualche informazione, dunque per me è una bella cosa, vuol dire che qualche giocatore di prospettiva in campo ce l'abbiamo. Dunque quello che dico, ringrazio i nostri 4 tifosi che sono arrivati da Rieti, quelli che sono a Rieti, che con noi ci sono sempre vicini, ma ci vuole pazienza. E la partita di oggi è l'emblema di come bisogna fare in questa categoria. Pratici, cinici e basta. Grazie a voi. Facciamo una cosa, è in discussione il mister? No, il mister, il progetto nostro va avanti, perché comunque, come ho detto prima, ci possono essere gli alti e bassi. Oggi la squadra, soprattutto nel secondo tempo, ha dimostrato di essere compatta e quello che è successo per esempio col Potenza non è successo, e questo per noi è un punto di partenza. Sabato arriva un'altra corazzata alla Juve Stabia e dobbiamo assolutamente fare i 3 punti. Va bene. Grazie a voi, ciao. No, ho detto il discorso che lo so, innanzitutto per me. Ma lui è un ritorno a Catanzaro, purtroppo con una sconfitta, comunque, che emozione è stata per lei? È stata una settimana intensa, un'emozione fortissima, tornavo a Catanzaro dopo 8 anni, è normale che mi lega comunque la mia prima esperienza da direttore sportivo, anche se pur breve è stata qui, dunque ho Catanzaro nel cuore. Volevo dire che comunque la nostra società, la società giovane, l'hanno promossa, è una squadra che comunque come tutti bisogna avere tanta pazienza, i programmi sono in linea con quelli che ha detto il proprietario, il nostro presidente Mister Pulinakis, dunque sappiamo che quando è una squadra giovane ci sono dei momenti come questi, degli alti e bassi, però sicuramente il fatto che, come ho detto al mister e ai ragazzi, siamo usciti comunque con degli applausi, comunque con degli incoraggiamenti positivi, non era facile qui al Ceravolo comunque cercare di in qualche modo nel secondo tempo mettere in difficoltà come abbiamo fatto il Catanzaro. Però la cosa importante che dico ai ragazzi, da prendere esempio il Catanzaro nel senso il fatto che la squadra è stata molto cinica, ha avuto quell'occasione, ha chiuso la partita. Noi purtroppo in questo ci manca quel pizzico di malizia che serve per svoltare in questa categoria. Però io auguro il meglio al Catanzaro, perché dopo Rieti è il primo risultato che guardo ogni fine partita del nostro girone, dunque ho ritrovato pubblico e entusiasmo, dunque questa è una cosa che mi fa solamente piacere, dunque un in bocca al lupo sperando che Catanzaro raggiunga i suoi obiettivi. Noi, il nostro obiettivo è la salvezza con la valorizzazione. Ho visto già che il collega lo giudice mi ha chiesto qualche informazione, dunque per me è una bella cosa, vuol dire che
qualche giocatore di prospettiva in campo ce l'abbiamo. Dunque quello che dico, ringrazio i nostri quattro tifosi che sono arrivati da Rieti, quelli che sono a Rieti, che con noi ci sono sempre vicini, ma ci vuole pazienza. La partita di oggi è l'emblema di come bisogna fare in questa categoria. Pratici, cinici e basta. Grazie a voi. Facciamo una cosa, è in discussione il mister? No, il mister, il progetto nostro va avanti perché comunque, come ho detto prima, ci possono essere gli alti e bassi. Oggi la squadra, soprattutto nel secondo tempo, ha dimostrato di essere compatta e quello che è successo per esempio col Potenza non è successo, e questo per noi è un punto di partenza. Sabato arriva un'altra corazzata alla Juve Stabia e dobbiamo assolutamente fare i tre punti. Va bene. Grazie a voi. Ciao.